problemi non sono stati risolti nonostante la soppressione di 150 treni giornalieri, i treni continuano ad essere in ritardo, con scarse carrozze, il caldo infernale e con molte soppressioni nonostante le soppressioni programmate. Trenord spende circa 1 miliardo l'anno per far girare i treni in Lombardia molto malamente, tutti i pendolari sono scontenti e insomma non si capisce cosa aspetti Fontana a fare un po' di ordine, sapendo che il problema è uno solo: o l'azienda diventa un'azienda vera, un'azienda normale, se invece è un'azienda clientelare, politica e consociativa, continuerà, come ha sempre fatto, a gestire malamente i treni. È 10 anni che è stata regionalizzata ed è diventata Trenord, quindi il federalismo ferroviario ha fatto cilecca anche quello. Insomma, non è più tollerabile una situazione di disservizi come questa. Dire che l'assegnazione dell'affidamento della concessione non deve più essere fatta direttamente, ma deve essere fatta attraverso una gara europea, come peraltro succede in tutta Europa, dove si sono fatte le gare, i servizi di trasporto regionali hanno davvero cambiato pagina, sono diventati molto molto fruibili, molto accettati e molto ben voluti dai passeggeri, dai pendolari, tant'è vero che molti hanno lasciato a casa la macchina per poter prendere il treno. Da noi invece è successo il contrario, si è lasciato il treno e si è presa la macchina perché il treno è diventato sempre, sempre di più inaffidabile e ingestibile, per cui c'è sempre il rischio di timbrare il cartellino in ritardo, di dover fare gli straordinari e soprattutto di arrivare a casa la sera quando ormai è notte fonda e i bambini sono già a letto. Quindi è veramente una situazione intollerabile, ingestibile, e si spera che il presidente Fontana prenda finalmente qualche decisione che non siano le solite quattro chiacchiere dette tanto per far qualcosa. Insomma, bisogna che l'azienda si comporti da azienda e venga gestita come un'azienda, invece è gestita come se fosse una branchia della pubblica amministrazione.